Amici e amiche di Kenobismo Productions, io sono Kenobit, lui è Lorenzo Cercotti 5, grande banana spaziale, LRNZ, lui è Ugo Laviano, Lorenzo ha appena aperto un canale su Twitch che è www.twitch.tv/LRNZ, sei un pagliaccio bellissimo, ti voglio molto bene, e questa è una serata Kenobisboch versus... Kenobisboch versus Lorenzo Cercotti. Quindi, in buona sostanza, c'è una playlist creata ad hoc per la serata da me e Andrea Babic, una playlist principalmente di BGM, musica dei videogiochi, ma anche con un pizzico di micro music, e quindi in buona sostanza sarà un po' come un Outcast Sound Shower con però Lorenzo che disegna. Ovviamente sarà uno shower con delle sonorità più d'ambiente, perché comunque deve essere della musica non protagonista, però in buona sostanza abbiamo qua Lorenzo Cercotti in arte LRNZ, e quindi facciamo partire la nostra playlist e direi che possiamo cominciare. Allora Lorenzo, prima di cominciare direi che tu devi fare un cancellare tutto, esatto. E a tua scelta se mettere o meno il come si dice il sound la sound reaction sui pennelli. Ma quello lo decidiamo in base al esatto. Per adesso non c'è. Quindi la cosa che mi interessa sapere è cosa il soggetto, dobbiamo fare una scelta. Allora, prima possiamo dire quello di cui stavamo discutendo, certo, a cena. Certo. Allora, innanzitutto abbiamo tutto il tempo del mondo questa sera. Benissimo. E quindi possiamo andare avanti, io non sarò mai la persona che si macchia del reato di fare smettere Lorenzo di disegnare, e quindi l'idea che abbiamo lanciato a Lorenzo a cena è un cabinato con un personaggio dei videogiochi che lo gioca e basta, e questo è un tema generico che lasciamo ovviamente appunto per lasciare spazio di espressione. Quindi io e Surgo ci muoviamo fuori scena, sì. Ci muoviamo verso l'esterno, faccio partire la musica, io... allora Lorenzo, quando vuoi fare dei discorsi, sì, tu me lo dici tranquillamente, io vengo e abbasso la musica. Tipo, che ne so, parlare del... mettiamo il palchetto. Che cosa vuoi raggiungere? Comunque Lorenzo, se parli urla di brutto all'inizio, e poi se fai un discorso lungo arrivo io e abbasso un po' il volume del gioco. Ok, come avete fatto a mettere questi pannelli? Li ho spostati con il grabbandoli con i due tasti. Se ti avvicini si diventano gialli. Ok. Un po' di più, ecco, così te li sposti dove vuoi. Che bello. Ho appena avuto un momento Matrix. Stavo per finire un pannellino del sedere. Ah sì, eh? È giusto, è normale. Bene, sì, quindi Ugo, spostiamoci. Sì. Quindi Lorenzo, se tu vuoi parlare... No, Ugo... Ma stai vedendo che roba? Senti, sento lo snap con l'haptic feedback. Posso mettere i panni... Madonna, che soddisfazione. È proprio una bella interfaccia, eh. Madonna, chi è? Minchia, hai la spada. Bene, allora faccio partire la musica e pronti via. Kenobisboch versus, anzi, LRNZ versus Kenobisboch. A tra poco e vi lascio a Lorenzo Cercotti, grande balena spaziale. Quindi non abbiamo l'audio diretto? No. Ok. Cioè, tu ce l'hai, ma... Che senso ce l'hai? Loro lo prendono dal microfono, ma è molto meglio così. Ok, quindi ci sentono. Ci sentono, ci sentono. Okay. Quindi non bestemmio. No. È per dire che... mi va bene, quindi abbiamo scelto cosa disegnerò. Sì, beh, se vuoi fare il cabinato con... Dalla chat sono arrivati... Adesso guardiamo la chat. Le caratteristiche devono essere... Un personaggio deve essere sostanzialmente meccanico-antropomorfo, se possibile. Meccanico significa con molti dettagli, non personaggi nudi, lisci... non personaggi nudi. Esatto. Oppure deve essere un personaggio muscolosissimissimo, no? Perché riesco a creare dei bei volumi separati. Mario Rabbids compreso tutte le sfide difficile. Congratulazioni. Ma così non ci sentono sul Ah. Allora, dai, direi che lasciamo la scena a Lorenzo, di la chat ce la vediamo da lì. Ma lui cosa deve disegnare? Lui, secondo me, deve disegnare un cabinato con un personaggio che ci gioca.
questo mi sembra chiaro. Sì, sì, il personaggio è Robocop. Dicono abbiamo già discusso di Robocop, è già stato detto no a Robocop. Ci dispiace. Cioè, no, possiamo anche provare a farlo. Possiamo anche provare? Vogliamo fare Robocop? Non lo so, a me non mi convince il Robocop. Perché boh. Non lo so, c'è da ragionarci su. Psychonix Oscar. Una volpe. È subito furry, occhio. Perfetto. Ah, simmetria. Commandir. I Gundam mandate. Circus Charlie. Circus Charlie no. Circus Charlie no. Non esiste Mecha Circus Charlie. Però è un'idea. Mighty Bonjack. Mega Bonjack. Commander dei Transformers prima serie. Saberwolf di Killer Instinct. Saberwolf, madonna, sì. Rabbit Speech, I endorse. Che pezzo. Questo qua è Got Waiting. Un personaggio di Metal Slug che gioca sul cabinato. Un personaggio Neo Geo. A Bobo è stato discusso anche a Bobo, ma Bobo è stato discusso. A Bobo è stato discusso. È stato abbondantemente ventilato anche a Bobo. Ma Arthur. Ti va? Perché è abbastanza feature. Però è armatura. È armaturoso. Ci vorrebbe un'armatura più dettagliosa. Non nanesco, è cibi. Ok, quindi. Ornstein. Qualcuno, Alex Colcheddo, ha detto Yoshimitsu. Quello ci piace. Senti che meraviglia sto pezzo. Yoshimitsu funziona, Sì. Ovviamente qualcuno dice Mecha Babic dei Buon Gustai. Capitan Futuro. Capitan Futuro. Una bella idea. Esatto. E in effetti potrebbe anche essere un Actarus che gioca a un videogioco. Mecha Babic mi fa molto ridere. Allora che facciamo? Ma inizia a fare tutto quello che vuoi tu. Nel senso, può anche esserci questa componente di cosa sta facendo. Dai, va bene. Allora, mi muoverò modellando un... Mi sa, alla fine accederò all'idea di fare uno Yoshimitsu. Adesso vediamo. Uno Yoshimitsu? Vediamo. Sì. Ci provo, comincio, vediamo come mi sento, se poi funziona. Se no capite. Bene, confermateci che l'audio sia top e io e Surgo ci muoviamo qua nel nostro backstageino. Allora, diciamo che noi dovremmo fare un cabinato, come ho detto, no? Quindi sì. Sarà una roba che avrà una forma. No, sto disegnando nel senso sbagliato, chiedo scusa. Allora, lo spessore deve essere quello giusto, una roba del genere. Quindi qua tagliola. Ho alzato un po' il gain del microfono, dovreste sentire meglio tutti.
le cose precise, quindi facciamo anche la parte inclinata posteriore. Sono uscito dall'altra parte? No. Tanto tu Lorenzo hai incamminato a casa anche tu, ovviamente. Sì. Quindi è un oggetto. Infatti sono curioso di vedere l'inclinazione del monitor, quale sarà? Esatto. Il vetro lo possiamo disegnare con uno strumento che si chiama, l'ho visto prima, ho fatto un anno di tratto, c'è uno strumento che si chiama Diamond, che ci permette di disegnare strutture trasparenti. Per essere bravissimi dovremmo farlo senza la simmetria attiva, in maniera tale da averlo in un unico livello. Esatto. È molto bene, tutto molto bene, la sala regia è perfetta. Tu dici? Ma non ce n'è ancora 40. Stranissimo cabinato, c'è un po' troppa capoccia. Allora, disegniamo la parte posteriore. Tra l'altro, io qua sto gestendo la regia seduto al cabinato di Outrun. Quindi vedo la chat col volante in mano. Ma molto bello. Adesso io farò una roba estrema, cioè mi piacerebbe disegnare anche l'interiore di questo canoppo. Quindi cercherò di disegnare. Chiamalo dalla sala di. Siamo entrati nel vetro? Non capisco. Ah no, è l'ombra. L'ombra? Non capisco. No, mi sa che siamo entrati nel vetro. Allora, proviamo. Continua a clippare col vetro, dannazione. Faccio molto indietro adesso. Così? Mamma mia! Porca puttana Lorenzo. Ma cazzo, no, la parte sotto è diventata troppo piccola. Sì, vabbè, ma... Eh no, deve essere preciso. Come l'hai fatto il vetro? Con tu il vetro.
Ah, fantastico. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Ti alzi un po' la musica, Lorenzo? Sì, magari. Basta che quando parli urli un po' di più. Sì. Ok, abbiamo... più forte, bellissimo. Abbiamo un cabinato. Esatto, questo è il volume giusto. Devo strillare fortissimo oltre che disegnare in VR. Sarà una roba, un'esperienza incredibile. Allora, questo facciamo così. Perfetto. Stiamo sentendo, Fabio? Allora, qua stiamo sentendo in questo preciso istante la musica di quando andavi su nello spazio, proprio dall'app di Katamari, di Katamari Damashi. È il Katamari Damashi 2 praticamente, sì, sì. Questo. Everybody loves Katamari. Esattamente. Wow! Porca! Allora, adesso abbiamo bisogno di... nell'ordine. Un tasto del play 2. Che problema schifoso. Ingrandiamo ancora di più. Abbiamo schifoso lo stesso e... io con la piano ho chiesto in sala regia. Che stick preferite? A palletta o... A palletta, per me a palletta. Palletta rossa è... Io sono scuola conetto. Sì, scuola... Allora, ma io alcuni dei cabinati... È la scuola della sofferenza del buco della mano. Esatto. No, a me il... Allora, no, il conetto quello dall'alto no. Però non era male... No, è vero, era molto bello per alcuni giochi. E a Green Beret giocavo con quello, in effetti. Ah, è che ci sono proprio cresciuto con quello. Chiaro che era un joystick con cui si soffriva solamente. Il conetto però è molto più facile da fare di qualunque altra cosa. Beh, è molto figo il conetto, è molto, molto impressionista. Andava bene il cono. Vabbè, ah, è vero, c'è una simmetria attiva, quindi devo togliere la simmetria, sennò diventa un cabinato che non esiste. Ok, quindi adesso ci prendiamo di nuovo il nostro crush. Thank you.
Questo invece è l'amiga di Citrix dall'Australia, persona sveglia. La playlist in questo momento è creata da me, rippata in gran parte da me, a parte questo qua che è un pezzo di Citrix, e la condividerò nei prossimi giorni, non vi preoccupate. È il sound check diabolico demoniaco di Space Harrier, che non si ricorda mai nessuno. Mazza, bellissimo. Questo è di Space Harrier. Ok, salviamo anche un attimo. Esatto, fai dei bei salvini. Ho una bella foto del nostro vino. Perfetto. Cosa è qua? Adesso ci metto. Ora, il problema fondamentale è che adesso devo lavorare stando perfettamente in proporzione con questa cosa. Non sarà semplicissimo, però vi posso dare una guida e me la do con un colore strano. Diciamo che ho bisogno di una testa, prendiamo a questa altezza. Facciamo una linea sottile.
ciao Babici in chat, ciao Napo. E questo qua è Fobia per Commodore 64 di Tony Crowder. Siamo in tanti, ciao Gianluca Folini, Luke McQueen, non dico neanche uno per non sporcare questo momento di bellezza. Lorenzo Ceccotti sta disegnando in realtà virtuale con Tilt Brush, quindi se vi siete appena connessi state vedendo un disegno nascere dentro Tilt Brush, che è questo software fatto di Google, che è fatto da Google, fatto di Google, è fatto di Google, proprio strafatto di Google, con HTC Vive e Lorenzo Ceccotti dentro un visore di realtà virtuale. Gli abbiamo chiesto, l'abbiamo sfidato a fare un personaggio dei videogiochi che gioca con un cabinato. Le proporzioni sono sbagliate. Non è facile adesso perché il capito devo disegnare con questo inquadrato e non potendo muovere gli oggetti. È un casino perché ho disegnato direttamente in posizione, non sarà facilissimo. Quindi devo fare per forza una reference. Per chi lo chiede, Lorenzo Ceccotti ha provato Tilt Brush oggi pomeriggio per 2 ore e ha imparato a fare questo, cioè ha fatto tutt'altro. Potete anche vedere sul suo canale Twitch, che è twitch.tv/lrnz lo sketch di prova che ha fatto oggi pomeriggio mentre scopriva di fatto il software. Allora, mi tengo una referenza a questa altezza. Principalmente con questo brush che si chiama Matte Pool, che è un altro contour che mi permette di disegnare col colore che voglio delle forme, come avete visto ho disegnato il pinocchio, disegnando una linea e poi mi permette di estruderla come voglio e cambiare ovviamente il profilo e anche disegnare le sezioni, ma nello spazio. È ottimo per disegnare volumi
e così faremo. Quindi allora adesso cercherò di essere preciso su questa roba, mi chiedo scusa in anticipo se il mio personaggio dovesse essere troppo più grande rispetto a Parker. Babic commenta, c'è del Williams in questo splash screen. Adesso che bello. Jeff Interismo. Napo, di Walkie Talkie, Lapis Niger, che con Marta Ivish fa le serate cyberspazi con Mea Rottenbeat, e lui usa tanto. Deepbrush commenta che Matt Hall è il pennello che permette di fare tutto, che è entrato nell'ultima build 2 mesi fa. Ok, quindi siamo al passo del... all'avanguardia. Quindi mettiamo una simmetria. La spostiamo leggermente. Come si faceva a prendere la simmetria, Fabio? Lo specchio. Ah, prenderla da Ferrara, dici? Sì. Con i due tasti che hai sul palmo. Però mi muove il quinocchio. Diventa. No. Ecco, così, quando diventa gialla. Ok, la mettiamo qua la simmetria, perché dobbiamo mettere la simmetria su il personaggio. Ok. Mi sembra che viene partita addirittura dalle mani. Proprio per il fatto banalissimo che è in contatto da lì con il cabinato. Quindi. Ah certo, tu giustamente mettendolo lì fai le mani. Fai una volta solo le mani. Eh sì. E le hai anche in una posizione precisa e ragionevole. Esatto. Dato qua ho fatto una scelta easy listening per la musica. Sì. È bellissimo quella mano. Poteva andare giù, no?
l'altra mano invece sarà appoggiata sui tasti. Questo qua è il mix di Matt 64 che si chiama Paul Norman is God, che ha preso i pezzi sul Commodore di Paul Norman e li ha incollati in una maniera perfetta. La roba che mi fa impazzire, Lorenzo, è che si vede che hai giocato a un milione di volte ai cabinati. Allora senza dubbio. È una delle poche attività su cui posso dirmi proficient. Che per il resto però... Lo sapete che in Caverns of Kafka c'è un... c'è il pezzo da cui hanno rippato Say You'll Be Dead e Space Girl. Ah, ah, ah. È molto bello. Se soprattutto se pensi che la musica è più inquietante della storia dell'umanità. Mamma mia che roba! Qua! Ok, peggio è passato. Peggio è passato. Forbidden Beast Watch. Il personaggio sono le mani di Smash Bros. Boss finale. Esatto. Boom, fatta. Fine. È incredibile qua la musica. Devo spostare il punto di pulsare. Mio mix con tutti i pezzi dei vari livelli incollati.
adesso dai la buonanotte a Linda che va a dormire. Buonanotte Linda! Devo fare il pasticcere e ho risolto il problema, nel senso che molto divertente il gioco con il kit flash. Mi piaceva l'idea di modellare le torte, eh? Com'è? Di fare modellazione sui dolci. Esatto. Boss Cake Mitsu. Allora, Cake Boss, come si chiama? Questo lo vediamo. Devo allargare un po' di più il braccio, sennò non c'è il corpo la mezza. Allora ci andiamo più verso l'esterno. Stay the bar.
creation, 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 creation. Thank you.
Salva! Già salvato, bravo! Ok, questo qua che è il tema del titolo di Space Harrier su Sega Master System segna il passaggio dalla mia parte di selezione musicale alla parte di Andrea Babic. La mia era mixata, quella di Andrea Babic non ho avuto tempo di mixarla, non è colpa di Andrea, ma è tutta una selezione fatta da lui, quindi ci sarà del bello. Questo è Babic, questa è la selezione di Babic. Dove è in poi tutto Babic. Però una roba che mi è piaciuta è che io e Andrea non ne abbiamo parlato, abbiamo detto solo facciamo una playlist per Lorenzo. Non ci siamo parlati e abbiamo fatto un sacco di scelte uguali, simili, e abbiamo tenuto lo stesso mood, anche se ovviamente col mio stile, io col suo stile lui. Ricordarsi la faccia di Yoshimitsu non è facile. No, infatti non me la ricordo. La vuoi vedere? È più difficile mettersi a togliere la stessa cosa che... No, ma più o meno me la ricordo. Dovrebbe essere impossibile. Ce la faccio un po' da patella. Prima Yoshimitsu e Tekken 3 in questo istante. Però adesso ce l'abbiamo.
Vabbè, sì, va, meglio vederlo. Fabio? Sì? Meglio se lo vedo un secondo. Colpo d'occhio. Lo do subito. Non più che sufficiente. Stai, che io ci inizio vuoi? Tech and 3. Fammi vedere il corpo intero, se possibile. Guarda, puoi pure cercare te, quello di Tech and Tag 1. Thank you.
Vuoi essere alimentato con un mochi? Sì. In bocca a una persona che sta disegnando il muale. Ce l'hai. Che shock sensoriale pazzesco. Ce n'è qua un altro pezzettino. Ma uguale. Ma c'è del cibo che non vedo. Vero? Madonna, incredibile. Che poi stasera abbiamo fatto la cena bonus di Bubble Bobble. Non è vero? Madonna, che buono. Amico, io ti tengo con i bisogni del mondo reale, ma se vuoi puoi bere dell'acqua. È qua a portata. Ok. Allora, se poi vi rifaccio bene dopo, però non c'è perché è dieta per questo più basso. Gli zoccoli giapponesi, come non ci sta niente, ciao. Adesso si lavora uno a uno, semplice. Capolavoro totale della musica. Lo sai che questa ciò ci rovino i giovani di designer Minubi? L'ultimo ce l'ho mandato a mare e adesso tutte le volte il trick istantaneo, appena uno fa il fischietto, deve metterla su e sarà sentire. Io rimesso la volta lì. Hanno fatto una clip con io che ti sfamo il mochi con scritto un momento futuro fetish. È vero. Ugo ti saluta Babic. Secondo me se facevamo questa cosa e non invitavo Sulgo mi staccava l'amicizia. Thank you.
musica di Super Quicks rallentata del 50% da Babic. Così, per più droga, dice Babic. È bellissimo. È possibile che l'ho già sentito a questa velocità? Non lo so. Sempre in vostra... No, io è la prima volta che la sento, quindi... Quindi è una operazione quasi vapor. Esatto. Spada è... La forma che hai fatto alla spada è perfetta, è la spada di Yoshimitsu. Manico purtroppo no. Manico è tipo una paghetta infernale, però si è anche da dire. Disastro, devo fare due. Babic nuovo Macintosh Plus. Esatto. C'è un anacronismo perché per quanto sia vero che Tekken Tag 1 deciso da una spada, perché la seconda spada la prenderà solo dopo, ma lo si con due spade perché. C'è qualche distraniante. Ma considerando tutto che stai modellando di fronte a un coin-op, quindi c'è un mirroring importante, tutto molto mirrored. Ma infatti qualcuno in chat ha detto che bravo lo sta facendo, poteva ricalcarlo. In effetti paradossalmente avrebbe funzionato, eh. Se poi avessimo avuto HoloLens, sì. Purtroppo non piace. È una figata totale HoloLens, però è ancora molto lontano dall'essere consumer. Sì. Poi saputo la cosa più bella del mondo è che l'hanno spedito su con il coso, un razzo quello che andava intorno, come si chiama? Queste sono le Beat Generations per GBA, che anch'io avevo messo, anche nel mio mix, anche nella mia parte di mix c'erano tre pezzi delle Beat Generations. Più uno usato solo come stacco in un mix. E senza parlarci, i Babic abbiamo tirato fuori entrambi le Beat Generations. Ok. Dicevo. Non ricordo che dicevo. Sono andato una musicista. Dove sei?
e rimpiazzando, cancellando le cose che poi sono sbagliate. Non c'è un altro modo. Quindi abbiate pazienza perché potrei fare un sacco di studiaggi. Ma questo è troppo stretto qua. Ma che fatto? Berpongi chiede, ma è attuabile per gli artisti di videogiochi usare questo programma per modellare direttamente i personaggi dei giochi? Allora, c'è questo software che si chiama Material, di cui parlavo oggi con Surgo, che ha come caratteristica il fatto di essere stato utilizzato da un concept artist per modellare questo videogioco di combattimenti fra mech, ok, online, e discutevano appunto del fatto che effettivamente il concept artist si trova quindi nella condizione di poter, faccio un esempio adesso qui, tanto loro mi vedono in chat, no? Dove sì, sì. Cioè, esempio, per dire, questo qua doveva progettare i cockpit di questo gioco di mecha, era fighissimo perché disegnava letteralmente le planche, no? Come si vedevano poi in game, no? Si metteva i suoi bottoni, le robe, tipo le leve, per cosa, si disegnava come era fatto, ad esempio, per dire il cockpit della nave, no? Se la si disegnava attorno, ma era da poter simulare, no? Un intervento di gioco vero e proprio. Ora, il limite, diciamo, di questi software è che ovviamente non raggiungono mai, non hanno mai quel tipo, cioè la bellezza di disegnare in questo modo in 3D e che disegni senza i vincoli, no, della precisione geometrica che impone una modellazione per un videogioco, no? Quindi certo, è vero che arrivi ad avere un oggetto 3D in maniera molto più immediata, però è anche vero che chi poi deve prendere questi modelli e implementarli nel videogioco deve ripulirli. Sì, questo qua in questo momento è uno strumento più artistico che di sviluppo. Esatto, però io non... come ho fatto? No! È la fine. Successo? Ho spostato la simmetria, non ho capito come ho fatto. Ecco. E dicevo. È la fine. Sì, no, beh, se si sposta quella non si torna indietro. E quindi diciamo che è vero sì e no, nel senso che secondo me io non vedo un. Cioè se chi fa il modello su questo software poi è in grado di ripulirselo da solo, questo è il modo sicuramente più bello di modellare in 3D, ma comunque. Cioè, a me piace. Cioè io per dire non so modellare in 3D. Con questa cosa qua so fare una roba che sembra un... Infatti Walidex chiede, ma è più facile disegnare su un foglio o in 3D così? Credo che non sia comparabile perché su questo è in 2 ore di esperienza e... Sono due cose completamente diverse e secondo me io posso aspettarmi, diciamo, la domanda che è più facile modellare la creta o sarebbe un parallelo un po' più calzante. E in entrambi i casi ovviamente l'immediatezza è... Cioè qua bisogna essere un po' skillati comunque col concetto stesso di software per modellare e disegnare, questo senza dubbio. Però se nasci da qui, cioè da nativo VR, probabilmente sarà facile molto anche lavorare col conto da qui.
sempre di Generations, e anche questo qua lo amo tantissimo. Che poi con questo qua sembra veramente Argilla, Das. È pazzesco. Qui sta bocca aperta, è scenso? Te lo cerco. Grazie. Guarda che sì, però che c'ha una specie di bocca mezza aperta. Eccolo. Fammi una rivoluzione. Sì. Esatto. Contentissimo di vedere questo videogioco e quindi bocca aperta. Ma una spalancata proprio. Minchia che grafica! Esattamente.
cazzo. Babish commenta LRNZ dentista di Yoshimitsu. Esattamente. Cioè, pensa però a un gioco tutto animato così, o meglio, a un film, a un'animazione, a un corto tutto animato così, frame by frame. Frame by frame o in, ma in VR? Cioè, lo vedi in VR? Lo fai, no, anche solo che lo fai così. Poi, già che ci sei, lo puoi vedere anche in VR, sarebbe bellissimo. Beh, c'erano solo 900 anni a farlo, ora adesso... di salvare. Che pezzo. Dalla bocca e dagli occhi di Yoshimitsu. Vedi, no. Dai, è bellissimo. Ecco le mie mani. Ciao. Guarda che la soggettiva funziona di brutto. Eh sì. Ma
figlio Shimizu. Fabio? Master Tronic di Rob Hubbard, selezionata da, ovviamente, da Andrea Babic. Ti inserisco un mochi nella bocca? Grazie. Vorrei anche dell'acqua, credo, forse è il caso. Prima l'acqua. Mi fermo un secondo e bevo, ma non ci aspetta un secondo. Un momento di ritorno sulla terra. Guarda, appunto, entro a vedere. Entro a vedere. E poi entro anch'io a vedere. Ah, sono gli occhiali, però. Sì, gli occhiali mi sono tatuati in faccia, penso che lo schiacciano. Sei tipo forze speciali. Esatto. Call of Duty. Alfa? Sì, aspetta. Vabbè, bastano andarti in... Sì, però, sulla base è comunque buono salvare. Non vedo. Per salvare devo fare un piccio da qua. Rischiamo di buttare tutto, ma ci posso riuscire. Fermo con il mento, se no non riesco. Fermo. Momento di difficoltà estrema. Fermo. Momento di disagio. Questo è il mio mojo? Sì, e questa è la tua acqua, ti do anche un bicchiere. Grazie. Wow. Che botta è? È pazzesco il lavoro che hai fatto, fuori di testa come al solito. Dentro, allora, è incredibile visto da fuori, e mi dispiace perché però è veramente incredibile visto da fuori. Voglio vedere la presenza fisica dell'oggetto. Sì, perché entra nel tuo spazio personale, sì, proprio. No, ma è che ne vedi giustamente tutte le dimensioni, le avverti subito. Puoi guardare l'ombra. Ok.
voglio fare un giro anch'io. Devo mangiare 47 nigiri per poter fare questa cosa. Beh, hai fatto bene, però. Beh, comunque piscina, eh. Mamma mia, la faccia di Yoshimitsu. Grande, la grande bellezza della guarda a costo. Grande bellezza spaziale. Con l'amore, quella bella sensazione di vedere una scultura in 3D dentro un piccolo forno arte. Attraverso lo sportello, esatto. Un dolce forno hard. Però è incredibile il senso di presenza fisica. Diamo di fare un giro una volta dentro, vai. Sì, dai. Sì, dai. Non aver paura. Ma è veramente un modo diverso di vedere quello che ha fatto. Si fa un po' l'effetto Pompei. Yoshimitsu paralizzato. Nella cenere forente. Esatto. Però il camminato è acceso. Esatto. Pompei ma con i camminati accesi. Come li facevano un tempo i camminati che resistevano pure al Vesuvio, guarda. Come li faceva la Midway questi camminati. Comunque se era qui non con Midway c'era tipo a minimo la trackball. Midway. Adesso ci sono i soldi 20 minuti per capire dove devo mettere gli occhiali, un secondo. Ok. Ok, abbiamo due di nuovo. E qua. Simmetria disabilitata. Pochi ricordano Tekken 3 in un posto al sole e dice non scherzo. La faccia di Yoshimitsu Lorenzo è una roba fuori dal mondo, vista da dentro e da vicino a parere. Maledizione.
chirurgica questa cosa, c'è veramente un che di medico in questo momento. Non faccio capire un attimo. Sono solo delle secondate più o meno, che mente era la papà. Che riesce a dipingere con la sopra Boscide, anche lì c'è un video su una grande balena spaziale che sa dipingere qui esattamente cose che deve fare una balena spaziale. Poi è bello perché tieni presente che loro stanno vedendo anche da fuori come noi praticamente, ci mette un punto di vista diverso, quindi malissimo. Yoshimitsu, È vuota. Vuoi una schiena di Yoshimitsu? No. Schiena di Yoshimitsu ce la inventiamo come è giusto che sia. Mamma mia, Galway! Che pietra! Pezzo fenomenale questo!
Questo pezzo è incredibile perché è una vetta di Commodore, ha tolto tutto. Sì. Cioè questa è Galway, è l'equivalente chitarra classica del Commodore 64 fatto da Galway. Sì. Facciamo sto piedi, va? Che sorrendi. Sempre, mamma mia che pezzo. Lorenzo, io sono estremamente felice, è tutto bellissimo. Beh. Sto pannello delle luci. Tanto così sembra quasi che stia fluttuando, è fighissimo. Zoccoli. Thank you.
difficilissimo per voi questa. Cioè, comunque è sempre lo stesso pezzo di Martin Galway. Una roba fuori dal mondo. È pazzesco. Che belli che ti ha visti da sotto, Lorenzo. Fanno ridere. Che non riesco a farli dritti. Vedi, adesso. Oh, è piccolo, o è grande. Allora, diamoci una referenza. Questa è la lunghezza. Quindi adesso vado da lì a qui. Così forse sono giusti. Più o meno. L'uomo mi ingannava, invece così è giusto. Eh sì, esatto, infatti il problema poi è anche il rendering. Un'altra versione, c'è cioè altra roba, io qua mi sono scelto lo stesso pezzo in due versioni diverse. Che possiamo fare? Devo fare un piccolo add-on a questo. Se si mette dentro al coinotto, fuori. Ma lo metterò fuori dal coinotto, no? Non mi riesce. Remix di Tony Vera di Aztec Challenge. Che è Tony Vera? Non lo so io, però è una baseline incredibile. Questo è il lato tamarro che Babi ci ha messo sapendo di farmi felice. Questo è il remix tamarro da Inera Overclock Remix di Instant Remedy di Comic Bakery di Martin Galway. Sulle mani! Salvato?
sbagliata questo testo. Bridge. Ma è Twin Peaks che guarda? Eh? È Twin Peaks che guarda questo? Non è un rinome. Bellissimo! Non stai facendo le zozzerie, io ti vedo che stai facendo le zozzerie. Stai facendo. Dato tu subito possiedi un art di Lorenzo. Esattamente, che è un coso di art type. Mi sono molto emozionato. Pensa che ho preso anche il modellino. C'hai il modellino dell'R9? Ma non ho ancora avuto il cazzo di montare. Ma pazzesco, ma io ho visto che quello mi aveva veramente turbato perché ero in procinto di fare. Era quello del Final però, non è l'originale. Ok. Perché no, invece l'ho uscito il resin kit dell'astronave di Kaluga. Che è veramente bellissimo. Che è successo? Che è veramente bellissimo. Guarda, tu stai facendo le cose pornografiche appunto per me qua. Not safe for surf. È veramente un tocco bellissimo. Perché il camminato non è un vero camminato se non c'è qualcuno che ti guarda mentre giochi. Esatto. Cioè, appoggiato così. Sì, sì, è un po' un concetto filosofico che l'umanità non esiste. Cioè, cos'è veramente l'uomo? È un mucchio di neuroni e la nostra coscienza e il cuore, no, l'uomo è quello che gli altri pensano essere l'uomo. Voilà. Cazzo, è un remix dei The Dead, della versione dei Dead Guys di Paperboy. Paper Boa T Mix. Ho appena linkato questa cosa a un amico. E realizzo che gli ho mandato un messaggio che sembra che ho avuto un infarto, perché gli ho scritto VGM spazio e LRNZ spazio in spazio VR. Cioè, tipo... Va bene, tutto a posto a casa? Tipo compra una vocale. Esatto, un rantolone dentro di me. Dopo con il microfono spento vi racconto una cosa di Siri che fa ridere un po'. Di Siri? Sì. Finché non ci sono bestemmie puoi raccontare cosa che no, ma non è un fatto che riguarda me. Ah, ok. Devo per forza essere riservato.
Esiste un pavimento. Se vuoi potremmo anche fare dal punto di vista privilegiato, tipo diorama. Beh, anche perché questo sappi che sarà per sempre la copertina del canale, per sempre proprio. Cioè anche proprio, questa è la copertina del canale, qua potete vedere come è stata fatta e quando. Perché altro si può prendere un po' di specifiche. No, non mettiamo questi limiti all'immaginazione. Sì, anche perché me lo immagino proprio in The Sky with Diamonds. Esatto, cancelliamo questa lima intanto, non ci serve più. Piccolo scienzo purtroppo, non abbiamo avuto la precisa informazione. Ma adesso lo colori? Lo potrei colorare, sì. E con il cascamento è cambiato il colore nazionale. Ah. Sto anche colorando la faccia di sangue, ma è l'arte, Lorenzo, è l'arte, mi sa che difficile, Chiede un Vittorio se lo stick è Sanwa o se è Mitsu quello che hai fatto. Direi un Sanwa, ma più che altro per il fatto che intanto possiamo fare una roba molto semplice. Cerchiamo Spikes. Allora, Peter, Pinstars, Highlighter. Ora ecco, lo cerchiamo. Zuntato, ovviamente. È la host di Exit, specifica Banish. Giusto. Ecco. E poi abbiamo bisogno sicuramente di... Sta seguendo in questo momento dall'America anche Akira 8GB, quello che fa quei mix di acid pazzeschi con l'Amiga. Presente? Sì, sì. Allora, dunque, mentre coloriamolo. Vabbè, no, 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 ma è molto pericoloso. Ha tutti i ritmi che vuoi, sì. Anche no. Dire che aggiungiamo un dettaglio che chiama la chat. Aggiungiamo un dettaglio che chiama la chat, attenzione, chat siete chiamati all'aggiunta di un dettaglio. Infatti ci metto la scheda. Bravo! Direttamente verde? Esatto. Che bella! L'ho già amata. Attaccata bene, è una... è una roba ordinata. C'è gente che di allora vari, allora dicono le grafiche del cabinato, i vinili appunto sul cabinato,
parlano, delle, parlano del camminato, cioè delle attenzioni intorno al camminato. Ok. Metterei un Qbert sul cabinato, Funk Metal, ma il gioco full display sarà proprio il Bubble Candle Beatbox Edition. Bispo ci dice, questo mi ricorda Lorenzo Ceccotti che abbiamo una compravendita di schede in ballo, dice Babic. È vero. Sì, no, soprattutto io mi devo liberare di un oggetto presente in casa mia, quindi spieghiamoci un po' la compravendita. E perché sto per impazzire. Allora, dunque, ma ok, che ci vogliamo scrivere? Sul camminato sopra? Sul cannabis watch. Sì, ci sta. Scriviamo. O branding, o però ci deve essere anche una stella. Cioè ci deve essere un logo. Okay. Il marché è un dettaglio molto bello, in effetti. Bisbo ci dice lo monzo. Lo monzo, è vero. Però ha scritto tipo laser. Sì. Roba 2D invece in questo contesto? Bello, bello. Perché non è mai 2D come puoi vedere. Certo. Sì. Che è anche suo bello. Sì, però usiamo un brush con una forma precisa. Allora, basterebbe allargare questo. Instant logo. Tra Lomons. Lomons è molto bello. Comprerai una maglietta con questa scritta sopra, sappilo. Vedendo i cerchi qualcuno dice Giotto e Babic risponde Giotto, tipo c'è esatto. Di Pokémon. Giotto 80. Cos'è Lomons? Allora, Lomonzo, se non sbaglio, è il nick di Lorenzo su nei picchiaduro, giusto? Sì, Mister Lomonzo. È una storia bellissima, come caso adesso vi racconterò. Mi trovavo a Tokyo, ho incontrato lì Marco Passarani, che è un mio caro amico musicista, eravamo tutti e due a Tokyo per puro caso e praticamente ci siamo beccati per strada e mi ha detto chiamami in albergo così almeno ci mettiamo d'accordo per vederci, no? L'ho chiamato, mi ha risposto un tizio del concierge che mi ha detto tipo Mr. Passarani non c'è, mi vuole lasciare un messaggio? Io gli ho detto sì, gli dica che Lorenzo ha chiamato, no? In inglese gli ho detto. E questo ha lasciato un messaggio scritto sul biglietto, ha lasciato un biglietto sul cuscino di Marco Passarani che è tornato in albergo e ha trovato questo biglietto con su scritto Mr. Lomonzo is looking for you. Era molto bello, c'è una minaccia. E anche importante. Esatto. Chi sta venendo a prendere Lomonzo? Lo troverai di paro. E che da quel giorno mi sono sentito più minaccioso chiamandomi Lomonzo. Star in the sky. Bella foto. Bella
abbiamo il Marquè, ma nient'altro. Allora, altri dettagli dalla chat. Chat, dite altri dettagli. Vediamo, ci dicono qualcosa. La finezza fetish del viso illuminato per camminato. Non sapete se... ok. Vuoi mettere il punto di luce? Devo mettere la luce là dentro, se non è possibile. Allora, vediamo. Ci dovrebbe essere la possibilità di aggiungere una luce. Allora ti leggo in ordine casuale la roba che dicono. Appunto, la finezza fetish del viso illuminato del camminato. Vorrei dei punti di colore, però non ho ancora visto i tasti. I tasti colorati sarebbero belli, in effetti. Il problema è che i tasti colorati sì, ci possiamo provare. Unico problema, se chiedono qualche pianta di colore. Warrix dice un logo di una software house dei tempi. Posso accendere più sigarette? È stato fatto? Chiede King, è una bella domanda. No, no, lo facciamo, ci mettiamo, mi sembra giustissimo. Ma l'incarino proprio, la bacchetta di metallo che faceva sì, la sì. Cenere. Poi The Poggi dice la bandiera di Yoshimitsu. Ah. Con dentro al Mon il simbolo del canale di Nubiswatch. Mi sembra molto bello. Che non esiste il simbolo del canale che abbiamo visto, poi ma... Che purtroppo non si possono aggiungere le luci, sennò avremmo fatto un secondo questa roba. Molta convinzione anche per il Posa Cenere. Posa Cenere ha vinto svariati voti. Posa Cenere sono d'accordo, quindi... Sì, beh, è un dettaglio filologico molto... Siamo di qua così si vede. Sì, così. È ancora in alto a destra. Sì, era di solito. Sì, sì. Beh, no, in verità sta funzionando. Ce ne hanno entrambi. Guardi, abbiamo un modello qua. Questo, ce, questo non ce li ha. E questo ce ne ha uno a sinistra e uno a destra. Però è giusto anche sulla destra. Le sale giochi bene, i bambini bene, non pensavano fosse un portamonete, ma era scomodo perché scivolavano via e c'è qualcosa che non va sopra. Ma forse sono io. Ma sei tu. E invece nelle sale giochi più ruspanti, c'era giustamente usato, c'era una sigaretta da cicche, la prima volta che andavi ti facevi smart, strip smart, dici, ah, quindi quella cosa non è un portamonete. Una roba del genere, no? Cioè questi tre tacchi mi pare, o ce l'ha dall'altra parte? No, sotto perché così ce la appoggiare. Esatto. Abbiamo un portasigaretta, manca la sigaretta. Winners don't use drugs. Guarda un po' così, ma vabbè. Io non avevo legato a sta mossa di Pelle, no? Ciccando all'angolo della bocca.
abbiamo un posacenere con sigaretta. Vediamo. Lì c'erano anche i gettoni appoggiati sul monitor. I gettoni. Ah, proprio lo scheda sulla lastra? Sì. Quello che dice dopo tocca a me. Mi aveva un cannoncino. Io in verità le monete le poggiavo qua. Anch'io. Anch'io. Sì, ma non dipendeva troppo dall'inclinazione del piano e la disposizione dei tasti. Beh, non con un occhio così dovrei poggiare qui. Penso benissimo questo. Sì. Sempre da mai. Ok, poi vediamo. Abbiamo anche la bandiera? La bandiera, è vero. La bandiera è una bella idea. Ma è molto più importante. Ma vicino. Quella sulla schiena? Cioè, mm-hmm. Confermate? Sì. Cioè quella tipo così. Scusate. Chiedi un po', conferma se vogliamo quella così. Secondo me sì, però chi lo conferma, vediamo.
bandiera lo spettacolo. Aspetta che iniziamo. Però il concetto è questo. L'hai impostata la musica, devi dirglielo, lì in mezzo, tocca. Cosa? Sì. Tocca la react di nuovo. Ok, perfetto. No, no, ma ci sono le cose, le... Sì, ma devi riattivarlo. Ah, ok. Ecco. Perfetto. Ok. Cioè, che interfaccia fantascientifica è comunque? Adesso arriva.
Sotto dice qualcos'altro? Allora... c'è gente che apprezza tantissimo il processo di apprendimento del pennello. Wow! No, non ci sono altre richieste in chat per il momento. Da vicino è fighissimo poi. Bellissimo Lorenzo, non ho parole per ringraziarti di quello che è successo questa sera, è veramente splendido. Allora, salvo le fai anche un paio di snapshot con la tua regia. Sì. Aspetta, mando, vabbè, tanto la firma c'è, va benissimo. Snapshot come faccio? Camera. Puoi fare addirittura anche le GIF. Se scorri con il pollicione sul destro puoi fare. Applausi virtuali, ti chiedo, ti sei divertito a disegnare? Con un pazzo. Cuori profusi in chat. È bellissima questa funzione autogif comunque. È bellissima questa funzione autogif. Sì, perché lo fa successo? Poi anche se giri quel pollice. Quel pollice da lì. Snapshot fermo, video, puoi fare di tutto. Thank you.
bellissimo questo disco. Pop dice giustamente, comunque un tool del genere per un artista deve essere una goduria assurda. Lo è. Dai. Perché avevo gli occhiali piantati negli occhi, non so. Una nota negativa. Bene, bene, bene. Com'è stato? Bene, mi sa che qua c'è tipo un muro, eh? No. No, ok. No, sono gli occhiali piantati in faccia. Ok. Bene, bene, amici e amiche. Comunque ci vogliono i muscoli, per fare l'arte di arte. Sei sempre così? Sì, non solo, hai anche la testa... Hai anche la testa pesante, comunque. Cioè, ho fatto dalle 6 adesso, no? E cioè, come avere le tette sulla fronte, tipo una roba simile. Amici, amiche, avete visto Lorenzo Ceccotti? Lorenzo Ceccotti ha recentemente lanciato il suo canale qua su Twitch, twitch.tv/lrnz, qualcuno lo scriva, lui, esatto, 3 volte, sembra che le pubblicità americane... Sì, 1800. Esattamente, 144, 144. E quindi seguitelo perché durante il giorno fa un sacco di stream nei quali praticamente vi apre il suo studio e vi fa vedere come lavora. In questi giorni ha fatto un disegno gigantesco per una commissione, cioè su commissione, non per una commissione. E quindi insomma, grazie di aver fatto parte di questa serata, è stato veramente molto 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 bello per me. Grazie Lorenzo, grazie Surgo, grazie Iembo che era dietro nelle retrovie. Avete visto Lorenzo Ceccotti, una serata di Kenobisboch. Tra l'altro è anche una roba Distant Future alla fine. Direi proprio di sì. Allora, Distant Future cos'è? Un collettivo del quale facciamo parte sia io sia Lorenzo, una roba incentrata molto sulla musica ma anche su arti grafiche, e questa qua è una serata con un mix da Distant Future e Full Effect. In full effect, esattamente, proprio The Wu-Tang Clan. Bene, quindi amici, amiche, grazie, buonanotte, ci vediamo domani mattina. Difficilmente ci sarà il buongiornissimo perché saremo un po' stanchi dopo questo stream di 3 ore dispari. Ma domani faremo Deluxe Paint, no? Sì, sì, assolutamente, e soprattutto faremo... domani, no? Domani sì. Shadow of the Beast. Cioè. Domani è il momento, io e Lorenzo abbiamo fatto una serata PC Engine, domani facciamo uno specialone Amiga con, nel pomeriggio, Lorenzo che farà cose con Deluxe Paint, quindi sì. L'abbiamo messo nell'avanguardia del disegno e poi bam, preistoria del disegno digitale. Sì. E poi anche se la pixel art è sempre un guardia. Esattamente. Per sempre.
E poi giocheremo a Another World su Amiga e a Shadow of the Beast 3 su Amiga. 3 a 3. Quindi amici, grazie, ci vediamo prossimamente e buonanotte.